Bella a tutti i miei slime, Squial, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo a fare la top 5 dei migliori album del rap italiano. Vi ricordo che da poco è uscita la top 10 invece del rap americano. Vi lascio quindi il link in descrizione e faccio qualche premessa che avevo fatto anche lì. È basata strettamente sui miei gusti, sui progetti che quest'anno ho ascoltato e mi sono piaciuti di più. Di conseguenza, invece di lamentarvi nei commenti perché magari manca quell'album, perché questo album non l'avreste mai messo al quarto posto, vi invito a scrivermi la vostra top 5, la vostra top 10 o semplicemente la OTI nei commenti. Mi raccomando, perché voglio sapere le top di tutti. Per il resto, se non lo siete, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace così su fiducia e passate in descrizione che trovate anche tutti i miei social. Detto questo, io partirei con il quinto posto che ho deciso di assegnare a An Ape Escape di Ammon, con l'annessa Deluxe Edition, probabilmente anche il lavoro più underground della lista. Vi volevo anche ricordare che tutti gli album di questa top 5 li ho reactati, quindi trovate tutti i link in descrizione, mi raccomando passate. Chi è iscritto al canale già lo conosce, ne abbiamo avuto modo di parlare in più video, è un membro di Fiamma Gang, collettivo calabrese. Invece, per chi non lo conosce, non ne ha mai sentito parlare, così per darvi un'idea sul suo stile vi dico che il sound che ha ricorda molto quello di rapper americani come Gunna, Young Thug e in generale un po' tutta la wave slimy di YSL. Tra album originale e deluxe sono complessivamente 21 brani e ciò che ne è uscito è un mix tra inglese, italiano e calabrese. Facendo così è riuscito a portare in Italia qualcosa di assolutamente nuovo, che certamente prende ispirazione da quei rapper americani di cui vi parlavo, ma ci ha inserito il dialetto della sua terra, creando così un immaginario tutto suo e autentico. Di conseguenza già vi avviso, almeno la metà dell'album non è di facilissima comprensione, ma ritengo che anche questo sia uno degli aspetti più belli del progetto. Abbiamo un sacco di mumble rappers americani che, nonostante si capisca la metà se non ancora di meno di quello che dicono, vengono ascoltati in tutto il mondo, e per citarne qualcuno, 21 Savage, Playboi Carti e via dicendo. Beh, ritengo Ammon uno degli esempi più lampanti di mumble rapper italiano, e nel caso in cui non lo conosceste o non l'aveste mai ascoltato, vi consiglio di dargli una possibilità. Alla quarta posizione troviamo il Tauro Tape 3 dei Tauro Boys, terzo capitolo della saga. Non voglio fare più cose per ridere o per fare gli altri felici, ma... Tornano a distanza di 2 anni dal loro ultimo progetto, Alpha Centauri, che inizialmente era stato considerato il TT3, ma poi a quanto pare hanno cambiato idea. Disco che poi non è stato apprezzato da tutti. Personalmente lo ritengo tuttora superiore al TT2, ma a prescindere dai gusti, da loro in questi anni ci si aspettava molto di più. Motivo anche per il quale per questo TT3 io non è che avessi poi così tanto hype. Certo, ero curioso perché comunque mi ritengo loro fanboy, ma non lo aspettavo così tanto. Poi è uscito, l'ho reactato così come vi dicevo prima, e devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. Se dovessi fare una mini classifica personale, metterei il TT1 al primo posto, perché secondo me è inarrivabile, il TT3, Alpha Centauri e TT2, che tra tutti è quello che meno mi ha convinto. Penso che il problema principale, soprattutto di questi due ultimi progetti, sia il fatto che si siano fissati sulle chitarrine. Avevano perso quella vena creativa che invece li ha contraddistinti, specialmente nel TT1, che è pieno di influenze di ogni genere. Creatività che hanno ritrovato con questo Tauro Tape 3, dove troviamo tracce sperimentali come magari Tatto, altre con influenze quasi drill come Where Are You From, e poi c'è Suono Roma Dimensione, che è Suono Roma Dimensione. Queste ultime due in collaborazione con Tutti i Fenomeni, altro ritorno bello importante. In generale tutto l'album secondo me scorre davvero bene, c'è qualche filler, ma personalmente lo trovo piacevole da ascoltare in ogni circostanza. Arriviamo sul podio e al terzo posto troviamo Sicariato di Gallagher, uscito finalmente in questo 2021 dopo non so quanti anni di attesa. Problemi legali, problemi con traffic, problemi con rappers, produttori, label, sono state molte le complicanze che ci sono state dietro questo progetto. Alla fine è uscito questo 17 settembre e nonostante mi sia piaciuto tanto, non sono riuscito a metterlo al primo posto perché semplicemente, secondo me, non lo merita. Sono 12 tracce che rispecchiano perfettamente il mood trampa sicariato, ovvero trap cruda al 100%, così come poi Gallagher ci aveva anche anticipato. E su questo poco da dire, sono
sono tutte chi più chi meno micidiali. Personalmente però mi sarebbe piaciuto, e non poco, ascoltare anche qualche traccia che si discostasse da quel mood, e quindi magari sulla wave di Bravo Pischello o Shopping, senza parlare anche di qualcosa sullo stile di Luna, la traccia con Daki, però già lì entriamo in un qualcosa di totalmente diverso, insomma, dalla trampa, quindi mi sarei anche accontentato di qualcosa di introspettivo, che secondo me avrebbe anche aiutato l'intero progetto a scorrere meglio. Sono sicuro che in molte vostre top 5, top 10, Sicariato sia l'album dell'anno, però per quanto mi riguarda sono riuscito solo a dargli il terzo posto. Secondo classificato, Il ritorno del vero di Side Baby e Ti prego non scordare il baby. Sono di Roma come Fontanelle e San Pietrini. Anche nel suo caso, attesa abbastanza lunga, Arthur era uscito nel 2019 e personalmente era un progetto che non mi aveva poi convinto chissà quanto. Per carità, le hit ci sono, ma l'accoppiata Side Skinny non mi aveva fatto impazzire. Diciamo che lo preferisco di gran lunga quando lavora con Sick Luke. Quest'anno invece è tornato il vero Side Baby, quello che ci mancava sentire, cattivo, crudo, sporco, proprio come l'intro, musica sporca, che potrebbe essere benissimo una canzone presa estratta da Crack Musica, in quanto ricorda tantissimo le sonorità. È riuscito anche ad inserire pezzi come Slim Shady o Nulla con Easy, canzoni che, pensate un po', erano state spoilerate ancora prima che Arthur uscisse, quindi parliamo di 3-4 anni fa. Insomma, per quel che mi riguarda, Side in questo progetto è riuscito ad unire tutto quello che il pubblico voleva sentire da lui, nient'altro che trap fatta come si deve, come non si sentiva da anni. Questo chiaramente però ha i suoi vantaggi e svantaggi. Il vantaggio principale è quello comunque di far rivivere a distanza di anni dal 2016 quelle vibes cattive, appunto, che ricordano molto Crack Musica, senza però tryhardarle, così come moltissimi rapper hanno provato a fare in questi anni, fallendo miseramente, aggiungerei. E tra gli svantaggi più grandi, nonché una conseguenza di quello che ho appena finito di dire, il fatto che l'album a livello di streaming e vendite non è che poi sia andato così bene. Da quel punto di vista, per esempio, Un Arthur è stato un album molto più accessibile al pubblico mainstream. Per quanto mi riguarda, però, preferisco di gran lunga Il ritorno del vero. Arriviamo così al momento più atteso del video, la OT qual è? Il primo posto ho deciso di assegnarlo a Mafia Slime di Nerissima Serpe e Papa V, due tra gli artisti che possono anche considerarsi tra le novità più belle di questo 2021. Ci perdi la testa perché questa è Mafia Slime, Slime. Quando ho ascoltato questo progetto per la prima volta, ho pensato, finalmente qualcosa di diverso, qualcosa che non fosse ricopiato da altra roba magari americana, qualcosa che non fosse la brutta copia di qualche album del 2016, finalmente c'è qualcuno che ha portato un nuovo slang, un nuovo immaginario e un modo di rappare finalmente che si contraddistingue da quello che ormai si sente di solito. In quest'ultima parte mi riferisco soprattutto a Nerissima Serpe, che ha un flow davvero molto singolare. Lui aveva già droppato un album nel 2020, Denti da Latte, e francamente tra quello e Mafia Slime non so proprio quale preferire, nel dubbio vi consiglio di recuperarli entrambi. Di Papa V invece, oltre l'album su Spotify, non c'è tantissima altra roba, giusto un paio di singoli. Anche nel suo caso aspetto un progetto solista. Come duo formano una coppia veramente micidiale e aspetto altra musica insieme, che sia un secondo capitolo o proprio un nuovo progetto. Se non li conoscete, non posso fare altro che consigliarvi di non dormirci sopra. Insomma ragazzi, questi erano i miei 5 album preferiti per questo 2021 in Italia. Purtroppo anno dopo anno perdo sempre più interesse per la musica che esce, c'è sempre meno gente in grado di catturare la mia attenzione, o forse sono solo io che divento sempre più rompicazzo, non lo so, sono punti di vista. Qual è la vostra top 5 per questo 2021? O se mi volete scrivere proprio una top 10, o come dicevo prima, anche solo la OT per voi di quest'anno? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete tutti i video che usciranno in questo 2022, che porco due, famo il casino. On God, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.